strumento che però deve essere chiaro, molto nitido nella testa. Noi abbiamo visto quando armonizziamo una qualsiasi scala maggiore la successione dei gradi per terze, eccetera. Questa è una cosa che a scuola abbiamo sempre visto. Che sia una scala maggiore, che sia una scala minore armonica, che sia una scala minore melodica, per la natura stessa della scala, nell'armonizzazione delle terze. Una cosa che però deve essere altrettanto chiara è che quando noi abbiamo, ad esempio, un approccio alla visualizzazione di una terza, quello che è una terza, ad esempio, quando vediamo primo rivolto di Do, basso Do, in realtà non è nient'altro che una terza con l'inversione di una sesta minore. Pardon, mi sono espresso male. È una terza maggiore su una sesta minore, tanto quanto una terza minore lo è sul rivolto di una sesta maggiore. E lo senti anche sulla percezione del salto del rivolto, per cui una terza maggiore è il rivolto di una sesta minore. Una terza minore diventerà una sesta maggiore. Quello che è una tonica può essere su una seconda minore come intervallo, diventerà tonica, seconda minore, settima maggiore. Come tonica, quarta giusta, quinta. Per cui il risultato che darà sempre, sommando questo rapporto, ad esempio, è di 9, perché ovviamente tonica terza ovviamente dà un risultato di 3, 3 su sesta minore dà un risultato di 9, tanto quanto 3 minor su 6 major dà 9, tanto quanto tonica seconda bemolle su 7 dà 9, tanto quanto 4 su 5 semmato dà 9, tanto quanto 5 su 4 dà 9. Ovviamente come su un tritono sommato relativo da un tritono, perché ovviamente so, si fa sì, perché il rivolto di un 4 e mezzo su un 4 e mezzo dà sempre, l'inversione di un 4 e mezzo dà sempre 9. Questo è quanto riguarda i rivolti degli intervalli, per cui è importante cercare sempre di trasportare quello che noi suoniamo. Inteso in questo senso, di figurarlo sulle nostre tastiere, perché ci serve sulle locazioni a individuare anche i rapporti degli intervalli, ma soprattutto di percepirne il salto, ed è una cosa molto importante.